Domani ricorre il 20° anniversario della morte di Enrico Berlinguer. Siamo qui con Giannetto Magnanini, presidente dell'Istoreco, l'istituzione storica per la resistenza e per la storia del Novecento di Reggio Emilia, il quale è stato, oltre che un dirigente del PC, anche membro della segreteria, diciamo, degli anni in cui Berlinguer era segreteria nazionale, negli anni in cui Berlinguer era segretario della FIGC. Ecco, a lui chiediamo di ricostruire non solo la figura di Berlinguer, diciamo, dal punto di vista storico e politico, ma anche la sua esperienza personale, come è venuto a conoscere, quale rapporto ha avuto con Berlinguer e quale rapporto Berlinguer ha avuto anche, se questo è possibile dirlo, con la città di Reggio Emilia. La domanda è molto vasta, comunque cerco di dire qualcosa. Berlinguer, noi l'abbiamo conosciuto, il suo nome, subito dopo la liberazione, perché nel corso della lotta di liberazione si costituì il Fronte della Gioventù, che era un'organizzazione unitaria dei giovani e che aveva il compito di sostenere la resistenza, di favorire il formarsi anche una mentalità antifascista e partigiana. E a Reggio Emilia il Fronte della Gioventù nacque e si sviluppò nel corso della lotta di liberazione. Noi avevamo quasi 2000 giovani quando siamo arrivati poi al 45 con la liberazione. Molti militavano già nelle organizzazioni delle SAP, il movimento partigiano e così via. Il primo incontro con Berlinguer, proprio il mio incontro personale, è stato nell'ottobre del 45. Nell'ottobre del 45, il 12 ottobre del 45, ci fu la giornata della Costituente, cioè ci furono 5 grosse manifestazioni del Partito Comunista Italiano, accompagnati tutte da un giovane, che parlavano della richiesta per stabilire la data della Costituente, per fare la nuova Costituzione. Berlinguer parlò a Guastalla e ci demmo l'appuntamento a Campegine, a casa di una famiglia benestante, era una famiglia benestante, e io andai con Gombia. Gombia era un dirigente comunista che veniva dai giovani socialisti, tra l'altro, no? Poi dopo andò in Russia nel 26-27, diventò comunista, fece la guerra partigiana e fu poi preso e torturato in modo incredibile da parte delle squadracce della Brigata Nera. Gombi era un uomo spassoso e quando ci troviamo lì è andata a finire che abbiamo cominciato a cantare le canzoni partigiane e così via, ma c'era Berlinguer che era lì tutto serio, e mentre noi mangiavamo del pane con delle fette di salame, Berlinguer era taciturno, ci guardava, non parlava molto, fece solo una correzione a Gombia con grande serietà e rimase colpito, perché si vede che era già un personaggio, capito, no? Questo nell'ottobre del 45. Poi dopo, nel 1946, invece, Berlinguer era famoso ormai in mezzo a noi giovani, perché era presidente dei giovani del Fronte della Gioventù, ma era poi anche un dirigente della Gioventù Comunista. E quindi Berlinguer noi a Reggio l'abbiamo conosciuto, perché è venuto diverse volte nel 1945, 1946, 1947, e lo abbiamo conosciuto bene al congresso nazionale del Fronte della Gioventù, e in sostanza noi allora facevamo una politica di unità dei giovani, no? Perché dicevamo che i giovani, ed è vero, hanno delle loro caratteristiche comuni: il problema del formarsi, il problema dell'andare a scuola assieme, il problema di cercare un lavoro, di sapere qual che poteva essere le loro aspirazioni nella vita e così via. E su questa base noi resistemmo anche alla politica di divisione che avvenne attorno al 47. Quando De Gasperi andò in America e rientrò e
aprì la crisi di governo e i comunisti e i socialisti passarono all'opposizione e si ruppe i comitati di liberazione nazionale, si ruppe l'unità sindacale. Noi invece, come fronte della gioventù, cercammo di mantenere questa unità, che però poi facemmo l'alleanza giovanile nel 48, altro tentativo per mantenere in piedi un movimento unitario dei giovani, finché nel marzo del 1949 si costituì la Federazione Giovanile Comunista. Quando si è costituita la Federazione Giovanile Comunista, Berlinguer divenne il segretario della Gioventù Comunista e in mezzo a noi giovani aveva un grande ascendente per questa sua serietà, ma un po' scarso anche di parole, però un tipo che ti ascoltava, ti guardava, ti invitava a comunicare. E devo dire che, per esempio, io che l'ho poi conosciuto più direttamente, perché ho lavorato con lui 3 anni alla Federazione Giovanile Comunista a Roma, anche se aveva solo un anno più di me, mi faceva soggezione. Mi faceva soggezione perché capivo che lui era uno che sapeva molte cose più di me, che io ero poi un giovane operaio della Lombardini, che ho fatto un po' di esperienza qui a Reggio. Mi chiamarono a Roma nella segreteria della Federazione Giovanile Comunista. Lì c'erano anche quegli altri giovani che mi invidiavano perché pensavano che io fossi un amico particolare per Enrico, perché andavamo a vedere la partita assieme. Io mi ricordo che ho visto giocare Silvio Piola, che era una delle sue ultime partite, e l'ho visto giocare all'Olimpico di Roma. Però quando mi trovavo con Berlinguer, alla fine del primo tempo cercavo di fare qualche commento, ma capivo che lui inquadrava la partita ben meglio di me. E poi veniva a volte il sabato sera a giocare a carte a casa mia, c'erano altri 2 o 3 compagni, e anche lì io non sapevo neanche tenere in mano le carte, invece era lui esperto, ragione più per mettermi in soggezione. Però anche nel rapporto con me c'era senza dubbio un rapporto che io penso affettuoso, ma sempre in uno stato di soggezione da parte mia, no? E mi sorprese quando mi invitò ad andare con lui perché doveva acquistare una barca. Allora dovete sapere che l'autista della Federazione Giovanile Comunista era uno che si chiamava Carpi ed era di Cadelbosco Sopra ed era diventato l'autista di Berlinguer, no? E quindi quando Berlinguer andò in Toscana per comprare questa barca, chiese di andare con lui, però di barche non me ne intendevo perché io ero della terraferma. Comunque andammo, comprò la barca e poi d'estate mi invitò ad andare in Piemonte, a Courmayeur, dove c'era Togliatti, e quindi c'era Togliatti, e mi invitò Berlinguer e Pecchioli, che erano assieme. Io non andai, non avevo neanche il coraggio di dire il perché. Non avevo neanche un maglione, non avevo mica le scarpe grosse, e quindi mi sono intimidito, ho detto che non potevo andare e così via. Ma Enrico ritornò all'attacco dopo per andare a inaugurare questa barca, e andammo a fare un giro su questa barca, e poi si organizzò anche un ferragosto assieme, no? E andammo all'isola di Giannutri e poi all'isola del Giglio, e lì ho visto il Berlinguer trasformato, perché con noi era sempre tutto compito, tutto serio, tutto riflessivo, tutto concentrato sul lavoro. E quando l'ho visto su questa barca mi ha impressionato, perché a un certo punto la barca, il mare si era ingrossato, andavamo con la vela.
era lui che tirava giù le vele, era lui che si era messo il motore, e noi eravamo in 7-8 caduti lì che guardavamo, non sapevamo, avevamo anche un po' paura, e lui riuscì a guidarci. E andammo a fare altri giorni all'Isola del Giglio, e lì Berlinguer era un altro. Era un altro perché era venuto con Letizia, quella che era la sua morosa che poi sposò. E c'era lui, la Letizia, e 5, 6 o 7 di noi. C'era anche Alessandro Curzi, che ricordo bene. E lì che cosa mi sorprese? Mi sorprese che andammo a dormire in un camerone, in questa isola Giannutri, che non c'erano praticamente abitanti, ma c'era solo un posto dove c'era una casa dove ci hanno ospitato. E c'era questa camera senza luce elettrica, e che noi il 7-8 dormivamo lì. E nella stanza di là c'era Enrico Berlinguer con la sua ragazza. E lì hanno cominciato un romano che si chiamava Bacchelli, a dare delle citazioni di poeti romani. E Berlinguer rispondeva, rima, dello Stecchetti e così via, no? Del Belli. E rimasi sorpreso di questa cultura popolare che aveva ancora Enrico. Ecco, questo è il ricordo che ho di Enrico. Quando poi io ritornai a Reggio, mi ricordo che lui ormai era vice segretario del partito. E una volta sono andato lì e mi ha sgridato perché non lo andavo a trovare. Ma io però pensavo, c'è una responsabilità talmente grande perché devo andarlo a disturbare. Sta di fatto che un'altra volta che sono andato alla direzione del partito ci siamo incrociati lungo un corridoio e ho detto, beh, oggi andiamo a pranzo assieme, non potrai mica dirmi di no anche oggi. Ma io non c'ho niente, Enrico, contro di te, c'è solo che ti voglio lasciare lavorare. E andammo a pranzo assieme. E lì mi fece delle domande su Reggio, sulla situazione internazionale, su che cosa pensavo. Ma lì eravamo già a uno stadio molto avanzato, stava lavorando su quello scritto del compromesso storico quando ci fu l'attentato in Cile, no? In Cile. Ma prima di questo incontro con Enrico avevo avuto qualche altro rapporto. E in questo rapporto mi ricordo, per esempio, nel 56, ecco, un altro ricordo preciso. Nel 56, nel 53 anche. Insomma, quando è morto Stalin, noi facciamo una riunione del Comitato Centrale alle Frattocchie, e il Comitato Centrale, il PC, era una cosa solenne allora, no? Ma però la Federazione Giovanile Comunista aveva diritto di una delegazione, e quindi io facevo parte di questa delegazione della Federazione Giovanile Comunista, e lì nel dibattito saltò fuori la questione che Togliatti parlò del suo viaggio che era andato a Mosca quando lo voleva Stalin, voleva trattenerlo, e che lui era riuscito a rientrare. E quando rientrammo dalla riunione il giorno dopo, io chiesi a Enrico, ma Enrico, ma com'è questa cosa? Lui sorrise e mi disse, sì, guarda, la cosa che ha fatto, che ha sorpreso, è che tutti i membri della direzione del partito sapevano di questa cosa, ma nessuno aveva parlato, ed è vero che soltanto Terracini e Giuseppe Di Vittorio si opponevano, tutti gli altri erano favorevoli a che lui andasse a lavorare all'Internazionale Comunista, e che quindi lo perdevamo come segretario. Fu un momento di dibattito un po' delicato nella storia del partito. Ma poi lui dopo è volato, è andato in alto, Enrico. È andato in alto, e siccome tu mi hai chiesto che caratteristiche aveva, era un uomo estremamente modesto. Qualcuno lo chiamava anche il sardo muto, perché lui era un sardegnolo. E quindi, siccome parlava poco, dice il sardo muto, ma era lui, no? Questo personaggio
Una cosa che colpì anche fu che è diventato deputato a 46 anni ed era l'unico membro della direzione del Partito Comunista che non era deputato. E anche allora c'era chi spingeva per fare la vita parlamentare e così via. E hanno dovuto fare violenza contro il suo parere, perché Enrico diceva che non sarebbe stato bene, insomma, che ci fosse anche qualcuno nel partito che non è deputato, perché dobbiamo essere tutti deputati e così via. E poi lui naturalmente fu eletto deputato. E un'altra cosa particolare di Enrico era questa serietà, questa moralità, un'alta moralità, questo modo per non mettersi in mostra, questo tipo riflessivo che anche nei dibattiti della televisione veniva fuori come era, era quasi rannicchiato mentre gli altri gridavano, eccetera, e lui rispondeva sempre con un'estrema calma e cercava di argomentare. E credo che lui abbia conquistato la simpatia di milioni di ascoltatori italiani proprio per questa caratteristica, che era un tipo di dirigente diverso. E io credo che Enrico sia stato un grande esempio, ci ha fatto fare della strada. Adesso vediamo che tutti ne parlano per tirarlo a destra, a sinistra, al centro, secondo le caratteristiche di ognuno di noi, ma Enrico Berlinguer era un comunista, è stato un comunista, voleva traghettare il Partito Comunista sulla via democratica, no? E senza dubbio ebbe un ruolo, perché questo tentativo che fece, per esempio per il comunismo europeo, e questi incontri con i francesi, con gli spagnoli, e cercava di esprimere una linea dei comunisti dell'Europa occidentale. Berlinguer questa politica l'ha condotta con grande serietà e ha avuto delle avvertenze che altri non avevano. Ha capito il problema delle donne. La questione della rivoluzione delle donne, che ha avuto una funzione importantissima, è stato Berlinguer che l'ha percepita. Sulla questione dei giovani, io penso che bisognerebbe andare a vedere i suoi discorsi giovanili. Ai nostri tempi, per esempio, lui fece il discorso della patria, fece il discorso di ricollegarsi con il Risorgimento, facemmo le manifestazioni per i martiri di Belfiore, quindi ci portò ad una conoscenza, noi che eravamo poi dei giovani proletari, dei giovani contadini, perché la Federazione Giovanile Comunista era soprattutto questo. A Reggio, quando ero segretario io, eravamo 16.900 giovani comunisti, ma gli studenti erano forse un centinaio e basta, tutti gli altri erano operai, braccianti, disoccupati, e quindi non sapevamo molto. E questo lavoro di conoscere l'Italia anche prima della rivoluzione di ottobre, conoscere l'Italia dalla fine dell'Ottocento socialista, conoscere Marx, conoscere come si formò l'Unità d'Italia, era senza dubbio nel pensiero di Enrico Berlinguer. Adesso, per esempio, ho visto sul giornale di oggi che i deputati hanno pubblicato un suo libretto della sua presenza in Parlamento, e allora voglio ricordare che lui è diventato parlamentare avanti con gli anni, vincendo anche delle resistenze personali, perché aveva questa visione complessiva e lui cercava sempre di coniugare la storia d'Italia, di coniugare il momento legale della vita democratica ai movimenti di massa. Si dice che Longo fu quello che interpretò meglio il 68, il ritardo del 68, no? Ma Enrico però
non aveva bisogno di fare questi salti, perché la presenza nei confronti dei giovani è sempre stata marcata. Io penso, per esempio, che sarebbe molto bello anche che si curasse una pubblicazione degli articoli giovanili di Enrico, no? E che si dimostrerebbe questa apertura che aveva, per esempio, verso i giovani fascisti. I giovani fascisti, e qui voglio ricordare un piccolo contrasto con Togliatti, no? Togliatti ci disse una volta: noi avevamo 450.000 giovani comunisti, eravamo scesi a 420, e allora facciamo una riunione nella segreteria del partito, ci andai anch'io, e Togliatti disse: bisogna arrivare a 1 milione, voi dovete avere 1 milione di ragazzi con voi, no? E Enrico invece rispose: no, in questa situazione, con questa politica, noi siamo stati 450.000, ne abbiamo persi 30.000, però se lavoriamo bene possiamo arrivare a 500.000, a 600.000, ma quella di avere un salto di 1 milione, bisogna capire che le giovani generazioni oggi non sono mature in questo senso, no? E la politica che facemmo per il concetto di patria era proprio una politica che facevamo verso quei giovani che avevano conosciuto il fascismo, che non si erano ancora liberati dal fascino di un'Italia bella, grande, potente, e che noi dicevamo che un'Italia poteva essere grande per gli uomini che aveva avuto, per come affrontava i problemi, ma non per dei tiranni. Una domanda? Siamo pronti? Ah, benissimo. Sentiti libero di rispondere come vuoi. Comunque, nell'ultimo libro di Piero Fassino, a un certo punto della sua riflessione, cita la politica di Berlinguer e il rapporto con Bettino Craxi. Ed in particolare, diciamo così, ritiene in questa analisi, poi diciamo, non ho avuto modo di leggere il libro, per cui riporto ciò che ho letto sui giornali, sostiene che in effetti la politica di Berlinguer, come ti dicevo poi anche all'inizio, si rivelò fallimentare, no, comunque perdente rispetto invece a una capacità di riforma che in quel periodo era incarnata soprattutto dal partito di Bettino Craxi, cioè dell'allora partito socialista italiano. Tu ritieni che questa analisi sia corretta, cioè in effetti con Berlinguer finisce un'epoca storica, cade il muro di Berlino, il PC si trasforma in PDS, però diciamo che la questione morale rimane comunque al centro della vita politica del paese, tant'è che nel 92 scoppiò Tangentopoli e in effetti anche quella che si paventava essere la riforma culturale del paese, la riforma dei costumi, che portò poi alla vittoria anche culturale del riformismo craxiano. L'immagine della Milano da bere è stata sicuramente un'immagine, diciamo, caratteristica di quell'epoca storica. Tu ritieni che la politica di Berlinguer in questo senso sia una politica superata, oppure il suo tentativo di riformare anche, come dicevi nell'intervista, il comunismo attraverso l'esperienza europea, attraverso addirittura un compromesso con l'allora Democrazia Cristiana, in quanto, diciamo così, lo diceva anche Recklin, Alfredo Eichlin, diciamo il 25 aprile, credo, proprio sull'Unità, dove faceva questa riflessione, il compromesso storico come tentativo di un rilancio, di una riforma democratica del sistema paese. Così, molto brevemente, la politica di Berlinguer è stata sconfitta anche con la sua morte fisica avvenuta 20 anni fa, oppure dobbiamo, sembra un po' retorico, però dobbiamo ritornare a questa capacità, come dicevi nella tua intervista, anche della sobrietà dell'essere politico, per cui oggi sì, in effetti premia il messaggio comunicativo, l'immagine, mentre proprio nonostante tutto questo Berlinguer non fosse da questo punto di vista esorbitante, cioè non spaccava il mezzo di comunicazione, però al suo funerale parteciparono 20 anni fa più di 1 milione di persone, e comunque rimane il funerale, diciamo, più partecipato della storia del paese. Per cui una domanda un po' così, un po' più politica, sulla figura di Berlinguer. Ma hai detto una risposta sincera, una schietta. Io credo di
di aver letto, di star leggendo un po' tutto quello che si scrive, i libri che sono usciti in questi anni. Però devo dirti, per rispondere in modo schietto, quando ho saputo che Fassino ha liquidato così le cose sulla politica di Berlinguer, o di un altro, per esempio, come Veltroni, che dichiara che non è mai stato comunista, io non ho più letto il libro di... non ho letto il libro di Fassino, non l'ho comperato, ecco, per dirti, no? Ma con questo non è una questione di chiusura, secondo me è che non c'è capacità critica di vedere la politica che sosteneva Berlinguer. Perché il discorso anche difficile che si fece con Occhetto era che una parte del partito, io sono fra questi, non è che ritenesse che non bisognava esaminare criticamente il passato, ma dicevamo che non era solo una questione di nome, era una questione di sostanza. E nella sostanza che cosa devo dire? Devo dire che i filoni che aveva Berlinguer, questa visione mondiale dei problemi, questa visione di apertura verso dei ceti emergenti, del movimento femminile, delle donne, dei giovani del 68, e soprattutto delle necessità di aprire un processo critico del socialismo nei confronti del socialismo sovietico, con l'idea di una visione comunista italiana democratica, io la penso come Moretti, insomma, quando Moretti ha detto è un peccato che quando hanno deciso di cambiare il nome non abbiano ricordato che il comunismo italiano assomigliava più al lavoro degli emiliani che non al lavoro dei sovietici, e quindi c'era questa radice. Ora, è vero che Craxi ha avuto un momento alto, no? Però dove è arrivato adesso Craxi? Chi è che parla dei socialisti? E chi è che parla di un mutamento sostanziale, di un cambiamento sociale della società? Questo è il problema. Cioè Berlinguer ha cercato le vie per di coniugare la vita democratica con la partecipazione delle grandi masse popolari. Questo è stato Enrico Berlinguer, no? E Enrico Berlinguer, guardate che quando è andato al congresso, non so dove era stato, a Verona, dei socialisti, lo hanno fischiato. E Craxi disse che era un bene che lo fischiassero, no? E Berlinguer non reagiva, ascoltava, non diceva niente. Quindi tu dici, per esempio, questo fatto, la sua morte, senza dubbio la sua morte è venuta in un modo che ha creato una grande emozione nel paese, ma già prima, con la sua morte così tragica, però noi avevamo avvertito che il popolo italiano, quelli che guardano la televisione, erano attratti da questa figura, che dava il senso, non dico messianico, ma il senso di... della possibilità, della speranza o dell'illusione che fosse possibile cambiare il mondo. E Berlinguer è stato questo, e ancora oggi perché lo portano tutti nel cuore? Lo portano nel cuore perché era uno che voleva modificare, ma teneva conto delle difficoltà che c'erano, perché adesso bisogna vedere come si operava 30 anni fa, perché Enrico lavorava nella situazione di 30 anni. Quello che si fa oggi sarà giudicato fra 20 anni, critica. Come sarà giudicato quello che facciamo oggi? Chi è che ha il carisma di avere un collegamento profondo con le masse popolari oggi in Italia? Nessuno. Berlinguer invece ha dato il senso che bisogna avere una dirittura morale e sostenere una linea, una etica che sia di sprone a tutti coloro che sono umili e che pensano che sia possibile una società diversa, come noi, come io auspico ancora. Bene, grazie, molto bene. Se poi non va bene. No, cosa mi volete fare? Chiare, no? L'audio si sente.
Allora, buonasera a tutti. Questa sera, come saprete, affrontiamo un argomento particolare. A 20 anni dal oggi ricorre l'11 giugno 2004, ricorre il 20° anniversario della morte di Enrico Berlinguer. Telecitofono ha voluto ricordarne la figura ed in particolare, diciamo così, ci siamo posti alcune domande intorno alla vicenda umana e politica di Enrico Berlinguer, riprendendo anche quelli che sono gli interrogativi, insomma, che anche questo volume uscito oggi sull'Unità si poneva. Tre domande principali: è stato un vincitore o uno sconfitto, un sognatore o un realista, un uomo del passato o un anticipatore rispetto al suo tempo, al modo in cui ha impostato la vicenda politica del Partito Comunista di allora? E l'abbiamo voluto fare con alcune interviste realizzate dalla nostra emittente durante questa settimana e anche con la presenza in sala questa sera di Alessandro Carli, che è stato segretario della Federazione Provinciale del PC dal 1979 al 1983, se non sbaglio, è anche responsabile della festa nazionale che si svolse, la festa nazionale dell'Unità che si svolse al Campovolo nel 1983, e dove Berlinguer il 18 settembre di quell'anno, di quello stesso anno, tenne il comizio conclusivo, cioè la giornata conclusiva, alla presenza di quasi 1 milione di persone. Lui è stato il responsabile della festa nazionale, oltre a aver ricoperto ruoli parlamentari e anche dirigenziali all'interno della Federazione Provinciale del PC, e con lui vorremmo per l'appunto ricordare la figura di Berlinguer, ed in particolare ad Alessandro Carli chiediamo come ha conosciuto Berlinguer, quali rapporti vi erano tra Berlinguer e la Federazione Reggiana, e di ricordare quell'avvenimento così importante di cui, insomma, un po' anche la nostra memoria, seppur eravamo ancora bambini in quel periodo, comunque di quella manifestazione così partecipata e di quella festa che portò nella nostra città per l'appunto quasi 1 milione di persone. Per cui chiediamo per l'appunto ad Alessandro di raccontare un po' la figura di Enrico e di ricordare insieme a noi, diciamo, anche la sua attualità politica. Oltre 20 anni dalla morte, è veramente ancora straordinario come i telegiornali, l'opinione pubblica e anche la partecipazione così significativa ai suoi stessi funerali ce ne fanno ancora parlare come uno dei protagonisti, dei migliori protagonisti della vicenda politica del paese. Grazie. Parlare di Enrico Berlinguer, almeno da parte mia, proprio per il fatto di aver avuto dei rapporti stretti di lavoro, di attività, non si può fare a meno di provare un senso di emozione e commozione, nonostante siano passati ormai tanti anni dalla sua morte. Una morte che del resto emozionò il paese intero, proprio perché avvenne, come tutti ben sanno, in Piazza delle Erbe nel corso di una manifestazione politica conclusiva di una campagna elettorale alla quale Berlinguer si era dedicato anima e corpo. Si trattava anche allora di elezioni europee. Ebbene, la mia conoscenza di Berlinguer risale a tempi ancor più lontani rispetto a quelli che tu hai voluto qui ricordare, della mia attività di segretario provinciale della Federazione del PC dal 79 all'83 e la manifestazione memorabile conclusiva della festa nazionale del 1983. Io ho avuto la fortuna, posso dire, di avere conosciuto direttamente Berlinguer
negli anni 50, svolgendo la mia attività di giovane comunista, prima nella scuola, come studente lavoratore e poi successivamente come dirigente provinciale della Federazione Giovanile Comunista. Anzi, mi fa piacere ricordare che proprio negli anni 50 mi sposai, ancora molto giovane, poco più di 20 anni, e Berlinguer si premurò di mandarmi un telegramma, lo mandò in verità a me e mia moglie: vogliate ricevere caldo, affettuoso augurio, Comitato Centrale Federazione Giovanile Berlinguer. Ecco, fin da allora quindi i miei rapporti. E cosa ricordare dal punto di vista politico innovativo di Berlinguer? Innanzitutto il suo impegno, il fervore con il quale si dedicò all'attività giovanile di costruzione del movimento giovanile comunista, ma nello stesso tempo per portare innanzi le battaglie rivendicative dei giovani degli anni 50. Con molta immaginazione, con la capacità di rapportarsi in particolare ai giovani lavoratori, ma non solo, anche ai giovani studenti. In quegli anni, ancora in gran parte di ricostruzione del nostro paese, non ancora di boom economico che poi arriverà nel 1960, si ponevano per i giovani problemi drammatici relativi soprattutto al riconoscimento dei loro diritti al lavoro, della parità salariale a parità di lavoro. Ebbene, ecco, io credo si possa dire, lui seppe affrontare davvero con originalità, cercando anche di fare della Federazione Giovanile Comunista Italiana una sorta di associazione capace di aggregare la gioventù in senso più lato, tant'è che si trasformarono le sezioni giovanili in circoli giovanili, con lo sviluppo in particolare di attività di carattere culturale e ricreativo. Da tenere conto che in quegli anni la Federazione Giovanile era una grande organizzazione, a Reggio contava 16.000 iscritti, più di 100.000 in Emilia Romagna, sul piano nazionale rasentavano i 300.000. Era quindi un'organizzazione solida, capace di dare un contributo proprio sul piano politico. Naturalmente uno degli aspetti poi prioritari del lavoro di questa organizzazione giovanile, proprio per volontà di Berlinguer, era quello formativo, di educazione all'esercizio dell'attività politica democratica e nello stesso tempo di sviluppo nella formazione culturale dei giovani. Infatti in quegli anni, sull'esempio del movimento operaio, si organizzavano addirittura le scuole serali per quei giovani che non avevano avuto la possibilità di frequentare le scuole superiori, oltre che scuole serali anche di cultura politica. È stato insomma un movimento formativo di grande rilevanza che ha qualificato il ruolo proprio di Berlinguer. Infatti dalla Federazione Giovanile Berlinguer
passa alla direzione del partito assumendo importanti responsabilità che poi arriveranno a consentirgli di assumere la responsabilità di segretario generale. Ecco, questo quindi è un primo aspetto che a me preme mettere in rilievo e che spesso si dimentica. Invece l'attività prioritaria, innovativa di Berlinguer è legata ai giovani, e con i giovani ha saputo anche inventare una politica che garantisse appunto i loro diritti. L'altro aspetto, poi dal punto di vista politico più generale, e qui passiamo al momento in cui esercitò la funzione di segretario generale, è stata quella senza dubbio di dare vita alla solidarietà nazionale. Io la chiamo più opportunamente così, anche se si parlò allora di compromesso storico, cioè era ferma in lui la volontà di cercare di unire tutte le forze progressiste del nostro paese, comuniste, socialiste, cattoliche, lo sforzo appunto di unire queste forze per un rinnovamento radicale dell'Italia che corrispondesse ai principi fondamentali della Costituzione repubblicana, in applicazione della nostra Costituzione e soprattutto di quel famoso articolo 3 di cui spesso ci si dimentica, che la libertà dei cittadini e soprattutto dei giovani deve essere garantita anche garantendo loro i diritti di carattere economico e sociale. E dice la Costituzione, vanno rimossi tutti quegli ostacoli che possono impedire la parità di condizioni economiche e sociali fra i cittadini. Ora, questo è il secondo aspetto che io credo debba essere messo in rilievo e che è fondante un po' di tutta la nostra politica, anche odierna, così come poi si è venuta a maturare nel tempo, anche attraverso, direi, il superamento delle organizzazioni politiche di partito tradizionale. E ecco, mi preme anche ricordare un altro aspetto, è il terzo aspetto. In questa politica di solidarietà nazionale, Berlinguer seppe stabilire un rapporto stretto con alcuni dei massimi esponenti della stessa Democrazia Cristiana e in particolare con l'onorevole Moro. Non c'era con Moro solo un rapporto politico, oserei dire c'era un rapporto affettivo, ed è con Moro che stabilisce appunto la politica della solidarietà nazionale, del compromesso storico, di cui Moro, sappiamo, pagò tragicamente le conseguenze. E quanto soffrì Berlinguer di quello di cui purtroppo fu vittima l'onorevole Moro. Ma con Moro, ecco il terzo aspetto, c'era il rigore politico, culturale. E sì, molti lo hanno ricordato anche nel corso di questi giorni, il fatto cioè di fare ad esempio dell'austerità
della lotta ai consumi superflui, inutili, una ragione di lotta e di battaglia politica per dare convinzione soprattutto alle giovani generazioni dell'essenziale di cui potevano disporre e non del superfluo. E l'essenziale, prima di tutto, è il lavoro, la cultura, la formazione, eccetera, eccetera. Sì, era quasi da questo punto di vista integralista, come lo era per certi aspetti anche Moro, richiamandosi a Dossetti, come lo era anche Dossetti per richiamare un altro personaggio della vita. Ecco, io sono questi tre aspetti. Poi il quarto è ben noto, la capacità anche in rapporto al precipitare degli eventi di sapersi riscattare il movimento operaio e comunista italiano rispetto a quello dell'Unione Sovietica, e quindi fu il primo a rivendicare l'autonomia di partito, e per questo fu estromesso addirittura da uno dei congressi del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, come ben sappiamo, e fu anche quello che addirittura ebbe il coraggio di affermare che sì, proprio per garantire questa autonomia noi non potevamo dimenticare e non fare parte dell'area atlantica, e in quest'area atlantica in cui ricadeva anche l'accordo relativo al patto atlantico. Quindi tu hai posto un problema, ma Berlinguer innovativo, altro che se innovativo, e per queste cose fu combattuto aspramente da destra e da sinistra. Non lo si dimentichi, perché spesso nell'esaltazione del ruolo, delle funzioni che assolse, si dimentica che anche all'interno del partito c'era, ci fu chi lo combatté aspramente. Onestamente c'è anche chi lo ha ammesso nel corso di questi ultimi giorni, come Ingrao, che ha detto: io ero contro il compromesso storico, e su questo ero contro Berlinguer, ha tenuto a dirlo. Ma i più soprattutto erano contro questo suo rigorismo, pensando addirittura che questo suo rigore non facilitasse l'intesa allora tra il Partito Comunista e il Partito Socialista, che era molto disinvolto nell'affrontare purtroppo questioni di carattere economico del nostro paese, con tutte le conseguenze che ne sono derivate purtroppo anche per il Partito Socialista. Ecco, io la risposta te l'ho data, forse un po' troppo ampia, e te ne scuso, non mi hai interrotto, non so se vuoi sapere dell'altro, voglio solo dirti che sì, mi ritengo fortunato ancora, voglio dire, di avere potuto privilegiare di un rapporto, oserei dire, speciale. E sì, chiudo dicendo che penso ancora con altrettanta commozione rispetto a quello che ti dicevo alla sua partecipazione alla festa nazionale dell'unità con 1 milione di persone. E come sì, durante quella festa riuscimmo ad intenderci anche su tante cose che riguardavano la nostra città. Ti devo dire che nel 1979, quando divenni segretario, la prima cosa che feci è di chiedere un colloquio con lui. L'andai a trovare a Botteghe Oscure, nel suo ufficio, e rimasi con lui quasi 2 ore. Un'ora e mezza almeno, fumava delle Turmac che mi offriva regolarmente quando lo faceva, e
Sì, e che cosa mi disse? Reggio deve uscire dal ghetto nel quale cercano di circoscriverla i nostri avversari politici. Reggio, città dei comunisti per eccellenza, cassaforte del partito, ghetto del Partito Comunista, ghetto delle Brigate Rosse e quant'altro. Bisogna dare alla città un respiro nuovo, far capire che Reggio è storicamente, politicamente, dal punto di vista economico e sociale, una città importante. Questa fu l'indicazione fondamentale ed è quello che io cercai di fare, proprio proiettando la città verso l'esterno, combattendo il terrorismo, affrontando in termini nuovi problemi di carattere culturale, sociale e soprattutto, sì, riandando alla storia della nostra città. E in particolare anche dal punto di vista culturale, mi fa piacere ricordarlo qui, all'Ariosto, che è il poeta più straordinario nella storia del nostro paese, per invenzione, per immaginazione, che deve essere propria sempre anche di chi fa e vuol fare politica. Ecco, quindi questo cercai di fare e alla festa nazionale la dedicammo all'Ariosto con grandi gigantografie, con i suoi versi, addirittura costruimmo un grande ippogrifo che fu per lui oggetto di meraviglia, oltre alle decine di mostre. Non sto qui a raccontare cosa volle dire quella prima festa nazionale nella nostra città. E chiudo appunto per dirti che sì, si tenne il comizio, si incontrarono le delegazioni straniere presenti alla festa, erano più di 70 di tutti i paesi del mondo. Andammo a mangiare al Parco Fola e al Parco Fola lo provocai dicendogli che il sabato, prima della domenica del comizio, lui aveva visitato la festa ma non aveva potuto vedere nulla perché era stato assalito dalla maggioranza di coloro che erano presenti dentro alla festa, e se voleva l'accompagnavo dopo mezzanotte a vedere la festa. Fu quasi una provocazione, però finito di mangiare si alzò, erano le 2, e mi disse: Carri, andiamo a vedere la festa. Entrammo alla festa, che era ancora in gran parte piena di giovani, e sembrò con Berlinguer che si dovesse riaprire, ma non vi posso dire della sua contentezza e soprattutto di questo rapporto cordiale e umano con i giovani che ancora alle 2, alle 3 dopo mezzanotte resistevano fra gli stand della festa e che, vedendo Berlinguer, chiedevano che la festa potesse continuare all'infinito. Purtroppo dovevamo chiudere. E quello, devo dire con rammarico anche, fu l'ultima possibilità che ebbi di avere un colloquio fraterno, con grandi accenti umani, proprio perché sappiamo come andarono poi a finire le cose dopo qualche mese. Vabbè, prima Alessandro deve tra poco lasciare gli studi di Telecitofono perché ha un altro impegno, però volevo farti un'ultima domanda, insomma, una domanda di stretta attualità, a cui risponderai anche velocissimamente visto che devi lasciarci. Ti chiedevo questo: oggi finisce anche per noi una campagna elettorale, così come nel 84, sempre per le elezioni europee.
E un po' ce ne siamo accorti tutti, insomma, il mondo è cambiato, eccetera, eccetera. Sono cambiati anche i costumi e i modi della politica. Dicevi tu, insomma, la sobrietà di Enrico, anche nel vestire, nell'atteggiarsi, e questo richiamo anche a un modo di fare politica, la questione morale, ma anche la stessa, diciamo, questione del risparmio energetico. Secondo te, in effetti, la domanda che ti ho fatto, insomma, è che tanti si pongono oggi e che si chiedono nella maggior parte dei libri, è stato in questo caso un vincitore o uno sconfitto? Cioè, riteniamo che la sua immagine, l'immagine che ha dato della politica e di sé e anche del Partito Comunista di quegli anni, contro un partito socialista che invece poi ha dato, che ha cambiato radicalmente anche i contenuti culturali del paese con la Milano da bere, la politica della craxiana. Ti chiedo, secondo te Enrico Berlinguer oggi, a 20 anni di distanza, è stato un vincitore o uno sconfitto, al di là che poi dopo la morte l'abbia costretto ad abbandonare la vita, insomma, ma politicamente possiamo ritenere il suo modo di intendere la vita politica superato o ancora attuale? Cioè, possiamo rifarci, non dico con nostalgia al suo modo di fare politica, perché ormai sarebbe veramente un esercizio nostalgico e di retorica, però alcune caratteristiche, la sobrietà, il modo di dialogare con le persone, una politica fatta dalle masse, è ancora possibile oggi? Diciamo, quell'immagine è un ricordo anche un po' mitizzato che ci continuiamo a portare dietro da militanti anche della sinistra, insomma. Ma alla luce degli obiettivi di oggi e di quello che ci proponiamo fare di oggi, fu un vincitore. E fu sconfitto nel suo tempo, perché i tempi non erano maturi per la politica che voleva fare, da un lato di austerità e dall'altra di unità di tutte le forze politiche, democratiche e progressiste del nostro paese. No, i tempi non erano maturi e nel suo tempo, purtroppo, fu sconfitto, e devo dire ciò lo angosciava. Ricordo anche da questo punto di vista conversazioni di merito da cui traspariva questa sua angoscia, proprio perché appariva impossibile dare all'allora Partito Comunista, attraverso la realizzazione di questo fronte unitario delle forze di sinistra, uno sbocco. Oggi invece noi che cosa possiamo dire? Ha saputo prevenire i tempi, ha generosamente agito prima del tempo per degli obiettivi che oggi sono diventati e diventano reali sempre di più e necessari. Sì, naturalmente in condizioni, situazioni diverse, attraverso tutto quello a cui siamo passati, non c'è più il PC, caduto il muro di Berlino, eccetera, eccetera, l'Unione Sovietica non c'è più e quant'altro. Da questo punto di vista siamo certamente una cosa diversa, ma quello che oggi vuole Prodi lo voleva Berlinguer. E Prodi sì, vuole una politica che sia di unità delle forze riformiste del nostro paese, che sia fatta anche di studio, di formazione soprattutto, di essenziale, di austerità per certi aspetti, contro consumi superflui ed inutili. E io credo che questo, e fra l'altro il superamento anche dell'orgoglio di partito che allora poteva, anzi senza dire che poteva, era prevalente. Basti pensare a quel che è venuto nella nostra città, la città più rossa d'Italia, dove i democratici di sinistra hanno offerto la candidatura a sindaco a Del Rio di estrazione cattolica, proprio a conferma di questa volontà di realizzare una unità di tutte le forze democratiche e progressiste nel nostro paese, anche nella consapevolezza che solo così si possono vincere le forze
di destra, solo così si può costruire una società a dimensione dell'uomo che sappia guardare al di là dei propri confini, ad un mondo che ancora in gran parte soffre e del quale, tra l'altro, sempre più dobbiamo saperci fare carico, dall'Africa all'Asia all'America Latina. Quindi, ecco, io direi più propriamente attualità di Enrico Berlinguer, e direi è nello spirito di Enrico Berlinguer che ancora oggi con i miei cappelli bianchi mi sento di dover operare, e mi pare di aver operato anche all'interno dei DS, sia pure fra mille contrasti, sì, non male, sapendo portare avanti un discorso che era del resto quello di allora di Berlinguer. Grazie. Grazie, ringraziamo Alessandro, il quale salutiamo perché deve raggiungere San Polo, anche per ancora la passione con cui argomenta la sua vicenda politica e anche personale di dirigente del PC e anche di amico di Enrico Berlinguer. Con questa passione speriamo ancora oggi di continuare ad impegnarci anche sul fronte della comunicazione e della politica, e adesso noi continueremo con la visione del film Berlinguer, la sua stagione e l'intervista di Giannetto Magnanini. In ogni caso, proprio per questo bisogna votare per l'Ulivo. Certo, beh, questo non lo diciamo perché siamo... Va bene, grazie. Vi lascio questo se non ce l'avete. Ah, fra l'altro c'è una cosa... E questa non è la festa nazionale, è la festa precedente, come fu stato il campovolo. E c'è una cosa, venne Ray Charles allora, e c'è un profilo di Ray Charles, che se volete potete anche utilizzare. Grazie. Il telegramma non ve lo do. No, quello... Grazie Alessandro. Ciao, grazie. Ciao, a te bene. Carissimo. E quando avete bisogno chiamatemi, te vengo volentieri. Naturalmente per queste cose. E quel lavoro là? Sì, adesso abbiamo avuto molte cose. Me lo mandate, che mi interessa. Sì, sì. Ciao, auguroni. Ah no, la mia roba. Intervista adesso o prima il film? No, prima l'intervista. Perché bisogna andare indietro.